Liberi.tv, Riccardo Cristiano a Cosenza per il primo Pride cosentino in compagnia della vicepresidente nazionale di AIGA, giusto? Aurelia Zicaro, che poi è anche un legale, quindi a lei chiederemo proprio questo e perché è qui oggi. Ma credo che sia doveroso da parte dell'avvocatura italiana, soprattutto cosentina, stare a fianco di chi reclama i diritti. Noi siamo sempre a favore, ci battiamo perché l'avvocato è il mediatore tra Stato e cittadino, quindi chi meglio di noi non può partecipare al Pride. Quindi come avvocato, come cittadina, tu difendi i diritti di tutte le persone, in particolar modo delle persone oppresse che chiedono giustizia. Sì, noi avvocati non dobbiamo tutelare la dignità umana, quindi tutte le persone, tutti i cittadini. Ti faccio un'ultima domanda, tu come persona, qui stai vedendo tante persone, c'è una differenza? Vedi per caso soltanto gay, lesbiche? Cosa vedi qui oggi? Io vedo semplicemente tante persone che hanno voglia di manifestare i propri diritti e che reclamare i propri diritti. È arrivato il momento che il legislatore se ne faccia una ragione. Ce l'ha detto un avvocato, ce lo dice la piazza. Io vi auguro un buon primo Pride cosentino alla vicepresidente nazionale di AIGA, Aurelia Zicaro, e soprattutto io ti ringrazio davvero per l'impegno, perché so che tante persone si sono rivolte a voi e li state sostenendo. Noi siamo sempre a favore degli indifesi. Buon Pride a tutti e viva Cosenza. Liberi.tv, Riccardo Cristiano.